Consueto salottino post partita, salottino presidenziale dopo Lazio Canottieri Napoli, un risultato a favore della formazione biancoceleste, anche se la Canottieri non si può lamentare di questo campionato, insomma uno stop dopo 22 punti ci può stare. Perché? Ci deve stare per forza? L'unico motivo per il quale posso dire che il rammarico della sconfitta viene un po' attenuato è dalla affettuosità, dall'accoglienza di questi due miei carissimi amici che grazie alla Pallo al Nuoto ho conosciuto, e quindi devo dire che questa cosa mi fa veramente sperare che in seguito si capisca che tutto sommato lo sport è un'occasione di incontro con persone meravigliose, e io oggi mi sento fra due persone stupende. Dal presidente Edoardo Sabatino allora andiamo all'altro presidente, quello della Lazio, Massimo Moroli, che deve rispondere al collega della Canottieri lanciando o avendo già lanciato una sorta di gemellaggio. Sì, il gemellaggio già è in atto, e naturalmente mentre il mio amico presidente della Canottieri Napoli attenua la sua tristezza perché siamo stati noi suoi amici a prevalere in questa partita, noi da parte nostra siamo gioiosi per il risultato ma un pochino tristi, perché la squadra che siamo riusciti a battere è la squadra dei nostri amici, che tra l'altro oltre ad essere amici sono persone che la pensano come noi su come dovrebbe essere inquadrata l'attività dello sportiva per i giovani, la pallanuoto in particolare. Vorremmo cercare di collaborare per orientare in maniera un pochino diversa questo nostro sport, che è molto bello e che ha bisogno di idee nuove per camminare e andare avanti. Ed è anche di un'atmosfera del genere, l'ha visto questo impianto, presidente Sabatino, che ne pensa della nuova casa della Lazio Nuoto? Complimenti, è veramente molto bella. Io oggi avrei voluto sfruttarlo ancora di più perché ho avuto cause stamattina a Roma e poi pensavo di venire qua a godermi, per la verità, un po' tutta la zona. Purtroppo il tempo non è stato molto clemente, ma devo dire che questo impianto immagino che cosa sarà e che cosa sia in estate. Mi riprometto di ritornare a vederlo. Magari in un playoff? Sarebbe, questo sì. Beh, per la verità, datevi da fare. Siamo anche con il vicepresidente della Lazio Nuoto, l'avvocato Renato Siniscalchi, che ha un po' il cuore diviso. La parte più grande è quella della Lazio, però un po' di Canottieri c'è nel suo cuore. Un po' tanto, nel senso che la mia matrice di nascita, di storia della mia famiglia, quindi non a caso porto anche il simbolo della Canottieri con me. Per me oggi è stato un incontro comunque fantastico, positivo, con un amico meraviglioso come Edoardo, che ci ha regalato dei momenti di umanità in questi giorni proprio a seguito di una situazione di cuore, diciamo così, che ci ha colpito da vicino, e questo chiaramente ci aiuta non solo dal punto di vista etimologico ma anche dal punto di vista della prospettiva, perché queste cose danno la forza per andare avanti in un mondo in cui l'umanità viene spesso dimenticata e invece è alla base dei risultati migliori. Quello a cui faceva riferimento Renato era la scomparsa di Antonelli, la risposta del presidente Sabatino a quella di Massimo Moroli, con quale chiudiamo. Insomma, una bella giornata, giusto ricordare nel modo migliore, dopo la vittoria con la Promoges, questo compagno di tante battaglie che se n'è andato. Sì, sì, un compagno che è stato un personaggio centrale nella storia della Lazio Nuoto, ma anche della pallanuoto italiana, perché è stato il portiere delle Olimpiadi del 56, è stato il portiere del nostro ultimo campionato, che risale sempre al 1956, poi era un personaggio particolare, simpatico, vitale, pieno di iniziative, che rimane nei nostri cuori più che per le sue qualità tecniche, per le sue qualità umane, cosa molto importante che a noi piace tramandare anche tra i giovani. Ricordo che questi personaggi devono essere di esempio, d'aiuto, di sprono per i giovani, e in questo siamo pienamente d'accordo con l'amico Edoardo, che mi ha rivolto una lettera in questa occasione commovente, direi, che noi abbiamo pubblicato sul nostro sito, che è stata letta da tanti nostri sostenitori e ha raccolto tanti consensi, tanta soddisfazione, contribuendo a creare questo clima così di fratellanza e collaborazione
che per noi è un buon viatico per il futuro della nostra squadra e della nostra pallanuoto. Grazie a tutti e tre, allora, e ci vediamo per le off, magari con lo stesso risultato. Questo non glielo prometto.